Il modo migliore per affrontare Falstaff, secondo me, è proprio il divertimento, leggerla in chiave divertente. Io faccio sempre personaggi piuttosto seri, di solito muoio in scena, quindi qui è già una cosa positiva, no? Riuscire ad arrivare salva alla fine. Quindi mi diverto moltissimo, non è una parte grandissima, ma è una parte molto di carattere. Quando dici non tradite, appoggiati all'indietro invece in avanti. Non traditemi, è meglio questo. No, sì, che ti offri. È meglio che ti offri un po'. È una beffa crudelissima perché se pensiamo che Falstaff è un uomo anziano ormai perché è in là con gli anni. È povero praticamente, vive da espedienti e questa gente, questo gruppo poi di borghesucci, no? Sì, ricchi con quanto si vuole, no? Però praticamente gli si scagliano addosso, gliene fanno di tutti i colori con una cattiveria veramente inaudita. Alice, questo, poi questo, così, prego. Capito? Va bene. Dovresti essere, se io parlo, automatica, seria e poi metterti a ridere per quello che hai fatto un po' stupidamente. Sì. Parla più forte! Poi, che vuoi scannare un uomo! Non ridere! Che vuoi scambiare un uomo! Capito? Un po' più singolare dovrebbe essere, capito? Sì. Qui lei è come se fosse una filodrammatica che recita una parte, gli viene da ridere per quello che perché si sentono fuori, capito? Quindi la verità di questa cosa è la finzione. È il momento più importante, no? Il momento in cui Alice incontra Falstaff e lo rigira, se lo gira attorno al dito proprio in continuazione finché riesce a ficcarlo in questa cesta, poverino, che verrà poi buttata nel Tamigi insieme al povero Falstaff. Lì c'è veramente un tale ingorgo di situazioni che richiamano alle volte dei vaudeville, situazioni particolari, di quello della cesta, gli altri che arrivano, quello che abbraccia, passano, c'è un crocevia di situazioni. Beh, credo che questo sia uno dei momenti particolarmente più vivi del Falstaff. Casa di matti, capito? In modo che siete già un pochino poi, a parte, poi da qui passi qui. Qui ho anche una figlia e naturalmente Alice è dalla parte della figlia, naturalmente il padre la vuole far sposare con un ricco vecchio, eccetera, quindi c'è questa doppia beffa, no? La beffa nella beffa. Thank you.
riuscito veramente a mettere in scena, in musica, i sentimenti di tre generazioni. Dei giovani, e c'è tutta la purezza, l'innocenza, del primo amore, del primo bacio, il palpito proprio dei giovani cuori. E poi c'è la mezza età, cioè noi, che ne facciamo di cotte di crude agli altri, e c'è Falstaff, che ormai è disincantato, che invece che si commuove bevendo un bicchiere di vino sbottonato, con la camicia sbottonata al sole, no? Ecco, e c'è tutta una vita qua dentro, no? Si sente proprio, quando parla Falstaff, sembra quasi di sentire Verdi parlare. No, è partito prima tu, allora. Questo va bene. Ho anche io, maestro. Grazie. Ma adesso ho anche i fiati, 8A. Siamo un po' di vino nell'acqua del Tamigi. Falstaff ritorna attraverso il vino alla gioia della vita e si apre, va a dormire, e da questo si apre, si torna e si entra in un mondo di fantasia che è l'ultima scena. È molto bello, è un letto sospeso vicino alla quercia, quindi il risveglio di Falstaff è dell'uomo che all'improvviso si trova dentro a un incubo e si mette un po' di tempo prima di capire che è stato trasportato, non si sa come, in una foresta sotto la quercia di Harry. Questa beffa finisce tutti gabbati praticamente, nessuno è vincitore, e come al solito la vita è questa, poi si va avanti. Che poi è un happy end, per modo di dire, perché il fatto che sia che tutto nel mondo è burla, per esempio, può anche non far piacere a qualcuno che ci crede troppo, no? Tutti gabbati.